Secret Item Finder. Ah, abbiamo un nuovo oggetto che costa 500 monete. E noi quante monete abbiamo? Non mi ricordo. Vediamo un attimo le statistiche. Quanto mi urta aver perso quelle 9 monete, quello sticker, santo cielo. Quanto mi urta, vabbè, non è importante. Ora arriviamo al punto in cui io mi sono fermato da bambino. Vabbè, giustamente. You are too stupid to intimidate. Ma dai! Have you found the royal jewel yet? Do we need the other muffin ingredients? I have not located the jewel thief. Ma perché continua a muoversi così? Tutto robotico. Behind the magic door which never opens. Is the door that never opens still a door or just part of a wall? Dai, c'ha ragione. Timitana and your annoying godparents shall aid in my investigation. A precious jewel stolen from behind an unopenable door? This sounds like a mystery for Ace Spade, the Maltese chicken. Maltese chicken. Switch disguises, sweetie. And I love mysteries. Most things are a mystery to me. Let's go. Vabbè, giustamente, povero Cosmo, dai. Io, quando ho giocato per la prima volta questo gioco, mi sono fermato a questo livello, perché, ovviamente, come vi ho detto, questo gioco ce l'aveva mio cugino giù al sud, e l'abbiamo giocato per il tempo che è stato, e poi sono dovuto risalire al nord. E quindi io mi sono fermato a questo livello. Quindi da questo punto in poi è tutto blind run, nonostante già quello che abbiamo fatto prima non è che mi ricordassi niente. Chi è sto vecchio? Good day, young man. Good fairies. Hello, crinkly old chamberlain. Jorgen von Strangle sent us here. Ma mi sembra un po' tutto storto sto personaggio, yes. It is a sad day. I feel pretty good. Me too. Maybe it's only sad if you're old. So, Mr. Faithful Retainer who was above suspicion? Any clues? Che è quasi sospetto, giustamente. L'ho pensato anch'io, Young Master Timmy. But I fear my eyes aren't what they used to be. What did they used to be? Eggs? Bees? Turtle toes? Are Oberon and Titania here? I wanna suck up to ex-royalty and maybe try on some fancy dresses. Ma dai, vuole rubargli i vestiti alla regina. Ovviamente lo schermo è troppo lungo e quindi è andato sotto il testo. You should start by talking to the door that never opens. It guards the treasure room. Ah beh. Talking door. Okay, that sounds like fun. Let's detect. Andiamo a scoprire le cose. Wanda, make it go away. Fallo andare via. It's probably as scared of you as you are of it, Cosmo. Wow, I'm really scary. Sicuramente. So, haunted, huh? Interesting. Timmy, vediamo se è davvero spaventato più lui di noi. No, direi di no. Però non posso salire qua, uffa. Va bene, vediamo cosa c'è nel negozio. Abbiamo 541 monete. Ah, una intera vita. Vabbè, volendo, 500 monete. Questo non ci serve. Questo 350 monete. E questo 500. Questo è il super radar probabilmente. Ma scusami, c'era scritto disponibile in negozio e poi non è vero. Vabbè. Vabbè, ad ora l'unica cosa interessante è praticamente la foglia, ma scusami, Sì, posso ucciderlo. Pensavo mi servisse qualche oggetto. Who's asking? Hello Mr. Door. This is Timmy, an ace detective, and we're his i suoi assistenti. He means colleagues. Where were you on the night of the theft? Right here, genius. I'm a door. I don't move. C'ha ragione. Don't make notes, take notes. And you never opened? Hey, it's not my job though. I keep people out. Ma mi sembra di averla già sentita la voce della porta. Ooh, you're sharp, I can tell. Would you mind if I dusted your handle for prints? Yes. Our work here is done. E quindi devo prendere davvero le impronte oppure era tanto per dire? Credo di no. Ah, aspetta, ci sono
questi simboli per terra. Vuol dire che ci servirà un oggetto per poi salire. Cioè che l'oggetto lo sbloccheremo e saliremo. Ho il sospetto che queste si possano rompere. E invece no. Sicuramente sospetta. Però dobbiamo trovare le stelle. Eccoli qua i fantasmi. Colpito. E qui abbiamo una cesta con 5 monete. Posso entrare? Direi di sì. It's raining in the floor. Why am I so excited? I sense stuff. Anche io ho la percezione che qui potremmo entrare. Grazie della monetina, anche se immagino che non avrei dovuto prenderla così, ma ehi, sti cazzi. Allora, qui abbiamo una scala. Lì abbiamo altre monete. Iniziamo un attimo a vedere cosa c'era dall'altra parte prima. Credo che questa sia chiusa. Ecco fatto. Andiamoci a prendere questa scatola con dentro il Green Ghost. Ok, torniamo di qua. Quindi possiamo scendere di sotto con la scala. E sento la presenza di una stellina. Eccola là. Vieni. Presa. Oh, calmo. Certo, non mi aspettavo di uccidere i fantasmi a culate, però ehi, chi sono io per giudicare? Get away, spooky thing. Ecco fatto. Allora, qui c'è un camino. La stellina è qua dentro. E qui c'è una corona e una bella bacchettona. Ma perché non posso... Ah, ecco, stavo dicendo, perché non posso salire? Allora, è palese che vogliono che io schiacci i bottoni. Yep, that's one switch. Hurry to the next. Ah, ok. Ecco fatto. Dov'è il prossimo? Ah, proprio tutti quanti gli switch. Oh, cacchio. Spero di farcela in tempo. Oh, la telecamera. Lo so. Uff, che culo. Colpa della telecamera che si è mossa all'improvviso. E quell'armatura è palese che mi attacca. Ma va? Chi l'avrebbe mai detto? Ma porca... Ti stai buona? Stupida stella, presa. Ok, non posso attaccarla. Ed infine, dentro quest'altra porta. Quest'altra porta è chiusa. No, è aperta. Sì, l'abbiamo capita, Cusco. Cusco, Cosmo. Perché ho detto Cusco? Non so perché stavo pensando alle foglie dell'imperatore. Careful, Timmy. Medieval armor often comes to life. Ma porca... Oh, stai buono. There's lots of furniture here. There must be something low enough to jump onto. Ecco fatto, ho preso i soldi. Vediamo se c'è qualcosina di nascosto da queste parti. Ovviamente no. Quindi spostiamo questa scatolona. Ecco fatto. E la tiriamo da questa parte. Che cazzo ti ridi? Anzi, ora che ci ho pensato, questa risata mi sa che c'era anche in Scooby-Doo. Eh sì, mi sembra di averla già sentito quel tono vocale. L'abbiamo già sentito anche nel gioco di Scooby-Doo che abbiamo registrato. Ma stai buono. Ecco fatto. Oh, Timmy, non cadere, calmati. Ecco qua. Scusami un attimo.
Ah, ok, no, pensavo che dove c'era l'armatura ci fosse un bottone da premere. Ho detto, stavo flashando cose. Esatto. But I do. Stairs are fundamental to my ability to go up and down. C'ha ragione. Oh boy, I love it when Cosmo thinks laterally. It's a whole new definition of lateral. If you turn the mansion upside down, then this will be upstairs, and upstairs will be downstairs. Simple. Giustamente. Won't Oberon and Titania be upset if we mess with their home like that? E allora facciamo girare i Timmy. I wish for a mansion upside down. Detectives turn crime scenes upside down. Now ceilings will become floors and floors will become ceilings. Certo. Try it now. Let's find out how good that creaky old chamberlain is at dusting. Allora, proprio è tipo il mandala. C'è il segno del dragone qua. Allora, calmi tutti. Come faccio a guardare? Ecco fatto. Fammi vedere. Ah, ecco, appunto. Stavo giusto dicendo. Io non so se questo io posso sfondarlo tipo girando questo qua, ma non credo. Non credo, perché ci siamo andati praticamente vicini e non è successo niente. Ci servirà probabilmente un altro oggetto. Certo che comunque una roba del genere aumenta veramente il livello esponenziale di esplorazione di un luogo. Poter girare totalmente la mappa ti permette di nascondere veramente la qualsiasi, anche in una stessa stanza che hai già visitato. Esattamente così ho preso anche le ultime monete. Quindi ora col nostro giracase possiamo permetterci di andare a prendere cose che prima non potevamo prendere, ad esempio quelle monete qua sopra. Il punto è, come faccio a sapere quando sono nel posto giusto? Credo che me lo dica il mandala stesso. Ecco fatto. Quindi se mi sposto giusto giusto più in qua, in teoria dovrei essere esattamente qui. Perfetto. Grazie. Andiamo anche dall'altro lato a prendere le altre monete. Quindi dobbiamo spostarci più di qua ora. Ecco fatto, giralo. Ecco fatto, bravissimo Timmy. Ora, in questa zona mi sembra che abbiamo preso tutto, giusto? A parte, vabbè, entrare là dentro. Ci mancano delle monete lì e per il resto credo che siamo a posto. Giriamo la stanza in questo punto. Eccoci qua. Madonna mia, questa comunque è una grande idea. Ti permette veramente di espandere lo spazio esplorabile in maniera intelligente. Ma io ci posso entrare qua? Sì, posso entrarci incredibilmente. Ammetto che credevo non mi avrebbe fatto entrare. Oh la madonna, dove sono finito? Scopriamolo subito. Eccoci qua. Siamo in un'altra stanza, ma eventualmente sì, posso ritornare indietro. Ottimo. E questo? Non c'è più la musica. Bro. Ma la musica? I quite liked Quint is all. He made me laugh. That flea sneeze of a jester was never amusing, Oberon. He had to be let go. But he seemed so upset. And you blamed Quince for the theft of the jewel? Just as you said. That disgusting drip of frog snot Jorgen von Strangle seemed to fall for it. Good. Ma, e quindi il re e la regina sapevano? And his moronic fairy godparents. Well, yes. Yes, of course. As you say, it shall be done. That was interesting. But it was just hearsay, inadmissible as evidence. So let's find some miscible evidence. A parte che non ho capito perché ogni tanto la musica scompare. Ma quindi loro due sapevano. Cioè, c'è quella figura che era seduta che
Probabilmente gli ha detto di fare cose, ma... Ma perché ti apri mezz'ora dopo? Ma scusami. Però loro lo sapevano allora. In sostanza, continua a correre che qua le armature te menano, Timmy. Ok, grazie. Vediamo quanto è lungo sto corridoio. Cos'è? Ah, pensavo che era acido, ho detto cos'è? I wonder what they use it for. Ok, quindi questa tessitura magica attira desideri, eh? Sì, lo so, grazie Wanda. Volevo vedere solo se c'era roba sotto. Ecco fatto. Ok, si muove veramente. Sembra strano da dire, ma poteva non sembrare. Eccoci qua. Ma soldi da questo lato invece? No, ok, perfetto. Però ce ne sono altri lì. Loom. Eccoci qua, perfetto. Allora, calmi tutti. Fatemi esplorare un attimino. Allora, la stella è lì. Qui c'è qualcos'altro? Mi sembra di no. A parte questa monetina. Qui non c'è nient'altro. Qui non c'è nient'altro. Perfetto, giriamo la stanza. Le ho prese tutte, sì. Qui invece qualcosa? È che appunto questa cosa del poter esplorare praticamente oltre ti permette veramente di perderti mille cose. È molto più espansa la cosa da guardare, ma è molta più la probabilità che perdi qualcosa che non hai guardato. Grazie. Ma dai, poverina. Allora, calmi tutti. Quindi devo proseguire da questa parte, giusto? Vediamo se qui c'è qualcosa. No, non c'è nulla. Qui invece ci sono le monetine che mi fanno il percorso, tra l'altro. Vediamo però se da queste parti c'è qualcos'altro. Allora, qui si potrebbe continuare volendo. Qua sopra si potrebbe continuare. Allora, io giro la stanza qui prima per vedere se c'è qualcosa che possiamo perdere. E sembrerebbe di no, perfetto. Quindi continuiamo da questo punto. Puff. Ecco fatto. E si prosegue di qua. Meno male che ci sono le monete che mi dicono dove andare. Oh no, non sia mai che io mi perda. Chamberlain. Giustamente. Allora, qui invece c'è qualcosa. C'ho la paranoia di perdere monete dopo l'altro livello, quindi non giudicatemi. Ecco qua. Scendiamo qui. Aspetta, prima che vediamo c'è qualcosa. Sembra di no. Ok. Qui invece... Oh, guarda, cosa vi dicevo? Un pezzo di quadrifoglio. Benissimo. Ma ci arrivo? No, ok, perfetto. Ok, qua invece sì. Vorrei sapere che cosa serve questa roba tessile. Che stiano fabbricando delle matasse di desiderio? Ah, Cosmo, quanto sei coglione. Allora, qui c'è una porta. Sì, lo so, Wanda, scusami un attimo, stavo guardando in giro. Allora, calmi tutti. Qua c'è una moneta, lì c'è una cesta, iniziamo dalla cesta.
Ok, stavo giusto chiedendo, gireremo veramente? Sì. I'm already scary. Watch this. Voglio trasformarmi in un fantasma. Eh già. Activate the costume to go boo. It's so scary. Right, Cosmo? Give it away from me. No. Cosmo, I only hunt bad guys. Allora, vediamo come funziona. Let's move on. Ah, ok, se sono nel costume posso già passare, perfetto. Ma posso cambiare oggetto? No, perfetto. Quindi mentre sono in forma di fantasma. Posso già passare attraverso le porte. Solo che sto effetto tutto storpio mi irrita. Dalla nausea. Qua invece che cosa abbiamo? Ok, mi sa che questa è la strada di prima. Questo vuol dire che questa è la strada da vedere. Ok, sì. There is no floor and we can't. Lo dici tu. Eh no, e invece no, neanche di sopra. Mi hai fregato, gioco. Questo vuol dire che per questa stanza mi serve un altro potenziamento che in questo momento non ho. Ok, allora si torna indietro. Apriti. Eccoci qua. Questo vuol dire... vuol dire che con questo nuovo potenziamento possiamo passare uno da quella parte e due possiamo rientrare qua dentro e passare di qua. Vediamo. Ok, ci sono passato proprio da solo. Il punto è, ora dobbiamo girare la stanza, attivare il costume e passare di qua. Ecco, io ora non vedo nulla. Non mi sembra che di sotto ci fossero altre cose che io dovessi usare questo costume. A parte che qui ho dimenticato delle monete. No, ok, da questa parte no. E neanche da questa parte, giusto? Ah, però in questa stanza, aspetta un attimo, non ho fatto il giro. Guarda, guarda, porca miseria. Allora, fammi vedere. Ci sono solo questi due? Uno e due. Sì, mi sa che sono solo queste due cose. Ecco, fatto. Abbiamo trovato l'altro pezzo di quadrifoglio. Ottimo. E altri sticker. Il Blue Ghost. Ora in forma fantastica possiamo passare attraverso quella porta. Anche se sto effetto tutto così mi sta dando la nausea proprio. Ecco fatto. Oh, poverina. Let's get him. Somehow.